Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione della videocamera di sorveglianza più economica che ho mai recensito e parliamo di lei, la Sitronic 2K 3 megapixel. Lei è una videocamera di sorveglianza veramente economica perché su Amazon in questo momento è venduta con il coupon sconto applicabile nella pagina di Amazon a 35€. E per le caratteristiche che ha è davvero la telecamera più economica che ho recensito con caratteristiche così avanzate. Ma prima di vederle queste sue caratteristiche direi di fare un veloce unboxing per vedere cosa troviamo all'interno della confezione. Troviamo un alimentatore, un cavo per l'alimentazione, USB Type-C USB, una piastrina per fissare la videocamera al soffitto, se mai volessimo fissarla al soffitto anziché appoggiarla su un mobile, i Fisher per evitare la piastrina, un manuale di istruzioni molto completo e ben dettagliato con anche la lingua italiana. Poi troviamo un cavo LAN nel caso volessimo collegare la videocamera non usando il wifi ma usando un collegamento LAN, perché questa videocamera ha anche questa possibilità. Ed infine troviamo lei, la piccola telecamera della Sitronic 2K 3 megapixel da interno. Ed eccola qua, guardate quanto è piccola, un'altra caratteristica interessante perché comunque oltre al prezzo ridotto abbiamo anche le dimensioni molto ridotte, è veramente piccolissima. Lei la si può mettere sia appoggiata che a soffitto, come abbiamo visto in dotazione abbiamo la piastra per essere fissata a soffitto, quindi abbiamo una doppia possibilità di andare ad installarla. E lei è una videocamera di sorveglianza da interni, wifi, che viene alimentata con l'alimentatore che troviamo come avete visto in dotazione e ci permette di tenere monitorata la nostra abitazione. Sicuramente una telecamera di questo tipo viene comoda sia per tenere sorvegliata l'abitazione da intrusioni, tenere monitorato un bambino in una stanza, quindi una sorta di baby monitor, o tenere monitorato magari gli animali domestici quando non siamo in casa. Quindi ha davvero tante possibilità di utilizzo. Lei è molto completa per le sue funzioni, per quello che vi ho detto è la più economica che ho provato, ma soprattutto con queste caratteristiche, che ha delle caratteristiche veramente interessanti per essere una telecamera da 35€. Allora, le sue caratteristiche principali quali sono? Possibilità ovviamente di ruotare quasi a 360 gradi, perché ruota a 355 gradi, quindi abbiamo quasi una monitorizzazione a 360 gradi. È 2K 3 megapixel, utilizza il wifi 2,4 GHz, ha l'audio bidirezionale, quindi possiamo sentire sia quello che lei riceve come suoni che fare uscire il suono direttamente dalla videocamera parlando nello smartphone. Ovviamente ha la visione notturna tramite questi LED ad infrarossi, ci dà un'immagine davvero chiara anche al buio, e anche questo è un lato super interessante, perché comunque avere un'immagine chiara al buio in una cifra del genere non è da sottovalutare. Quindi tutti questi LED ad infrarossi ci daranno un'immagine molto molto chiara anche con l'illuminazione a zero, quindi potrebbe essere buio pesto e noi vedremo tranquillamente tutto quello che succede. Ha la funzione Active Track, quindi quando inquadra il soggetto lo aggancia, lo tiene inquadrato, ovviamente nel limite del possibile, stiamo parlando di 35€ di videocamera. Comunque lei ha questo Active Track per tenere sempre il soggetto, diciamo, inquadrato come figura principale nell'immagine, e ha una sorta di intelligenza artificiale che ci permette il rilevamento della figura umana o il rilevamento di qualsiasi movimento. Ma tutte queste cose poi ve le faccio vedere tra poco nell'applicazione, che è un'applicazione dedicata che ci permette poi anche di andare ad installarla. In sovraimpressione state già vedendo l'installazione, che è davvero molto molto semplice andare ad installarla. Poi nel manuale di istruzione è veramente tutto molto chiaro con la lingua italiana, quindi veramente semplicissimo installarla utilizzando l'applicazione che si chiama Sitronic Pro, che è in grado di gestire tutte le telecamere Sitronic ed è disponibile sia per iOS che per Android. Al suo interno è possibile andare ad inserire una scheda di memoria micro SD che va inserita qua sotto, che ci permetterà di avere tanto spazio di archiviazione. Il massimo delle dimensioni consentite sono 128 giga e lei ha la possibilità di registrare 7 giorni su 7, 24 ore su 24 su questa micro SD. Un'altra cosa che ha, che non è da sottovalutare perché magari a tanti potrebbe anche interessare, è la possibilità, come abbiamo visto anche nell'unboxing, di andare a
collegare un cavo LAN, quindi non collegarla tramite il wifi ma collegarla tramite il cavo LAN, quindi veramente completissima per 35 euro. Quindi a questo punto direi di guardare la sua applicazione, quali sono le sue impostazioni, le sue configurazioni principali che possiamo dare a questa piccola videocamera di sorveglianza compatta ed economica. Allora, come abbiamo detto, l'applicazione si chiama Seatronic Pro e ci permetterà di andare a gestire la videocamera di sorveglianza. Io l'ho chiamata Soggiorno, vedete, se adesso ci vado a cliccare sopra, lei, ecco che fa partire la live, cioè mi sta inquadrando in diretta. Possiamo scegliere tra SD o HD in base al, diciamo, a quanto è prestazionale la nostra rete domestica. Io di solito lascio sempre SD, così ho un'immagine più fluida, però se vogliamo avere una risoluzione più alta andremo a mettere HD. Andando a cliccare l'ingranaggio in alto a destra, avremo la possibilità di configurare ovviamente le sue impostazioni principali, quello che, diciamo, vogliamo personalizzare per noi. Allora, la prima cosa che dobbiamo andare a configurare sicuramente è gestione notifica degli allarmi. Qua potremo andare a configurare quello che sono le notifiche, quindi andando ad attivare ricezione allarme andremo a dargli il consenso ad inviarci le notifiche, quindi lei quando rileverà un movimento ci invierà una notifica. L'altra possibilità è allarme telecamera. Cosa vuol dire? Che potremo andare a dirgli che tipo di allarme vogliamo, quindi possiamo scegliere allarme di rilevamento di movimento, allarme con intelligenza artificiale e allarme dell'oggetto del riconoscimento. Qua possiamo andare a regolare anche la sensibilità sia di quello che è l'allarme di rilevamento che l'inquadratura dell'oggetto, quindi abbiamo tante possibilità di regolazione. E poi andando a selezionare in basso impostazioni avanzate potremo andare a configurare anche quello che è il periodo in cui vogliamo che lei faccia i rilevamenti, quindi sia il giorni che l'ora, quindi andare a decidere noi se in determinati orari, in determinati giorni non vogliamo che lei faccia nessun rilevamento. Poi uscendo da questa impostazione possiamo andare a selezionare attivazione allarme. Qua abbiamo altre impostazioni, abbiamo acquisizione sulla scheda SD che ovviamente in questo momento è in grigetto perché non ho inserito nessuna scheda SD. Poi quando viene attivato l'allarme il dispositivo emette una sirena, questo possiamo andare ad attivarlo, quindi lei al rilevamento di un soggetto andrà ad emettere un suono. Abbiamo anche la possibilità di scegliere il tipo di sirena, quindi allarme, abbaio canino, oppure registrarne una personalizzata tramite lo smartphone, quindi qualsiasi suono, qualsiasi diciamo frase noi vogliamo che lei ripeta quando c'è un allarme. E possiamo andare in impostazioni video, però qua non c'è niente da andare a configurare. Sotto abbiamo impostazioni audio, quindi possiamo andare a dirgli il volume sia di ingresso che di uscita, perché comunque come abbiamo detto lei ha l'audio bidirezionale, quindi possiamo scegliere la quantità di volume sia in ingresso che in uscita. Poi abbiamo registrazione piano scheda SD, qua possiamo andare a dirgli quanta registrazione, quanto deve durare il video che vogliamo andare a registrare. Poi se andiamo su impostazioni avanzate anche qua possiamo andare a decidere i giorni e gli orari in cui vogliamo che lei registri. Dopodiché scendendo ancora abbiamo impostazione dell'ora, questo è importante, andiamo a fare la sincronizzazione col telefono, quindi avremo l'ora esatta con la data esatta che abbiamo nel nostro smartphone, quindi nel video che andrà a registrarsi o nella fotografia che andrà a fare quando c'è un movimento avremo la dicitura con la data e l'ora esatta. E stessa cosa facciamo con salva fuso orario, così andremo a selezionare il fuso orario che abbiamo nel nostro smartphone. Più in basso abbiamo informazioni del dispositivo, qua è importante perché abbiamo controlla aggiornamento e abbiamo la possibilità di andare ad aggiornare il firmware della videocamera. In questo momento avete visto ho l'ultimo aggiornamento disponibile. Uscendo da questo menu e entrando ancora nella live, in questa schermata abbiamo questa sorta di autoparlante che ci permette di sentire l'audio che viene diciamo recepito dalla videocamera e poi inviato allo smartphone, quindi sentiremo in live quello che sta succedendo anche come audio. Poi abbiamo la possibilità di far partire noi una registrazione andando a cliccare sulla videocamera, potremo andare a scattare anche una foto sempre facendolo noi manualmente o
andare noi a parlare dentro al telefono e far uscire l'audio dalla videocamera. Quindi se io tengo premuto il tasto, sentite che l'audio esce dalla videocamera, quindi abbiamo un audio bidirezionale, possiamo comunicare. Questo è importante, che se vogliamo comunicare magari con un bambino o comunque far capire che ci siamo e stiamo vedendo quello che sta succedendo. Poi, andando a fare uno slide verso sinistra, abbiamo la possibilità, ovviamente tramite questo joystick, di andare a muovere la videocamera. Vedete, su, giù, basso, e andare col più e il meno a zoomare, come abbiamo detto, perché lei ha uno zoom che arriva fino a 4x. Poi, facendo ancora uno slide, abbiamo delle altre opzioni. La più importante, ovviamente, di tutte queste funzioni è sicuramente quello che è inseguimento intelligente. Andando a cliccarci sopra, lei seguirà il soggetto, quindi creerà una sorta di active track e il soggetto sarà sempre messo in primo piano in quello che è il video, è tenuto inquadrato nell'area davanti a sé, perché comunque lei riesce a percepire un movimento fino a 20 metri. Adesso volevo farvi vedere in azione sia la sirena che la notifica, quindi vado in allarme, vado ad attivare le notifiche, dopodiché, e vedete che è già arrivata perché comunque l'ho attivata, mi ha subito rilevato, e vado ad attivare anche la sirena, così capite anche quanto è potente la sirena. Ecco qua, questa è la sirena, posso andare a modificarla, mettere abbaio canino, e questo è abbaio canino. Ovviamente è più bello l'allarme, o se no, come abbiamo visto, è possibile registrarne uno personalizzato. Adesso vado a disattivare sia questo che le notifiche, se no continuano ad arrivare. Volevo farvi vedere anche la modalità notturna. Come abbiamo detto, lei, avendo tutti questi led ad infrarossi, è in grado di darci un'immagine molto chiara anche al buio e ci permette veramente di tenere monitorato soprattutto magari un bambino piccolo mentre dorme, o anche l'animale domestico se vogliamo tenere controllato di notte cosa fa, oppure per vedere chiaramente quando c'è un'intrusione. Quindi in questo momento state vedendo al buio come è in grado di vedere in maniera molto molto chiara. Calcolate sempre che parliamo di una videocamera di sorveglianza che costa esattamente 35 euro. Quindi questo è tutto quello che è in grado di fare lei, la piccola videocamera di sorveglianza da interni della Seatronic. Come avete visto, veramente completa in tutte le sue funzioni, in tutte le possibilità di configurazione, è davvero fantastica appunto per questo rapporto prezzo prestazioni, ed è sicuramente la più economica che ho mai provato e non mi ha per niente deluso per il prezzo, che ha davvero tanta tanta roba. Qua sotto vi lascio il link in descrizione se volete dargli un'occhiata, se volete vedere se il prezzo di Amazon magari è sceso ulteriormente, perché come sapete Amazon applica sempre questi sconti in pagina d'acquisto ed è sempre interessante tenerla d'occhio. Poi io qua sotto comunque ve la linko e voi la guardate. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la recensione di questa piccola videocamera di sorveglianza della Seatronic vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, anche di lei erano arrivati tanti spoilerini. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, quindi anche di lei troverete sicuramente anche lì quello che sono gli sconti di questa piccola telecamera di sorveglianza. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!